pazienza del maestro fiorista Giuseppe Lamacchia nella notte di Natale. Questa magari può essere una composizione, direi, estemporanea, no? Sì. per la notte stessa, perché oltre al colore abbiamo anche l'aggiunta degli odori che si sprigionano nell'ambiente. Okay. E allora, Giuseppe, come stiamo procedendo? Come consiglio di base, diciamo, partiamo dai frutti più grandi e ci costruiamo la base, giusto? Sì, sostanzialmente sì. Basiamo una base in funzione ai materiali che abbiamo. Quindi, in questo caso, noi abbiamo preso una corteccia di sughero che ci dà l'opportunità, diciamo, di essere consistente nella sua struttura e allo stesso tempo contenitiva. La disposizione è un po' lasciata da parte tua alla maestria, ma diciamo è anche un po' lasciata alla fantasia, chiaramente. Allora, io consiglio a chi si adopera a fare decentrotavola o a chi si adopera a realizzare di liberarsi mentalmente e di utilizzare il foglio estero. E in questo caso io invece sto cercando di sincronizzare sia la forma dell'agrume in se stesso, ma al contempo anche quello che può essere la posizione in se stessa tra la gradazione di colore, scusami, e il contrasto. Intanto che stiamo parlando, tu continui a lavorare e io apprezzo, come quelli che ci stanno guardando, e quello che fai. E quindi dagli agrumi adesso stiamo passando, diciamo, alla parte dei fiori, no? È talmente bella questa reportage, diciamo, di prodotti variegati e soprattutto di caratteristiche diverse che ci permettono di poter realizzare anche la composizione solo con gli agrumi stessi. Però allora daremo una piccola essenza del fiore, iniziando con la bene. Ti lasciamo lavorare. Che fiori stiamo utilizzando? Un fiore molto semplice, anche un fiore molto particolare, perché nella sua rappresentativa questo si chiama Eundisianthus. È un fiore sostanzialmente estivo, abbiamo l'opportunità di averlo attualmente in questo periodo perché ancora il caldo ce l'ha permesso e lo sfruttiamo finché possiamo, ovviamente. È una signoria di una rosa, ma in realtà è molto delicata, più morbida di una rosa ed è soprattutto un fiore ramificato, si sviluppa su più boccioli. Ok Michele, la composizione è quasi fatta, la risolviamo sulla nostra base. Come ti dicevo, abbiamo dislocato i frutti in gradazione di colore e soprattutto in gradazione anche di carattere esterno. Quindi da un arancio rosso siamo passati a un giallo verde fino ad arrivare a un verde, per poi ritornare a un giallo rosso con una buccia molto più liscia rispetto a quelli che sono le estremità, diciamo, di una parte, fino a poi arrivare a un giallo netto. Quindi abbiamo una scia che è intersecata con i due colori più forti, in questo caso il rosso, che viene rafforzato dai rami, diciamo, un po' color legnastro, che ci permettono di mantenere il fulcro al centro della composizione. In questo caso abbiamo creato un equilibrio che è seguito anche con questo piccolo tocco di fiore bianco che richiama anche l'effetto della candela, che è superiore rispetto agli altri, riportando il colore di nuovo in basso. E allo stesso tempo la gradazione del kumquat che abbiamo dal più piccolo qui alla gradazione più grande ci porta l'estensiosità da una parte all'altra, compensata dalle varie lunghezze dei rami nelle sue masse. Allora, quasi quasi non ci resta che augurare il buon Natale a chi ci sta seguendo. Sostanzialmente sì. Auguriamo buon Natale, però io direi anche un'altra cosa, perché la notte di Natale potremmo addirittura amplificare la bellezza di questa composizione tagliando qualche frutto, no? Certo, possiamo. Quindi praticamente abbinando alle forme, ai colori, anche gli odori. Anche, non solo gli odori, ma anche la variegatura dei colori che interni. Cioè li possiamo trovare dentro il frutto. Ecco, come vedi Michele, siamo riusciti a entrare nel cuore della promessa stessa. Abbiamo tagliato alcuni frutti, soprattutto da questa parte, l'arancio, il limone arancio, che praticamente ci dà questa gradazione di colore, salendo sempre verso l'alto e ci anche inerbia dei suoi.